Mario Fraccaro, il sindaco di Montichiari, di nuovo negli studi Tempo Radio, quindi bentornato al Primo Cittadino. Bentornato Mario Fraccaro. Grazie, grazie a tutti voi, buongiorno a tutti. Invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo due coordinate: il numero per telefonarci, i numeri sono, le linee sono sempre aperte, lo 0376631709, e poi c'è il numero per SMS e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Allora, dunque, cominciamo col parlare, lei, so che tiene appunto, che iniziamo col parlare di polizia locale, dei fatti di cronaca che hanno visto purtroppo protagonisti dei minorenni recentemente, proprio di questo, quindi... Sì, l'ennesimo fatto che ha avuto un'eco anche forse più incisiva rispetto al passato del solito, perché questa volta... Il teatro, insomma, della scena erano due luoghi centrali della comunità di Montichiari, in pratica la piazzetta teatro e addirittura il centro giovanile. Però qua dobbiamo dire che grazie alla solerzia della polizia locale, alla collaborazione dei cittadini che hanno fatto molte segnalazioni, devo dire anche alla sensibilità del nostro abate, siamo riusciti in qualche modo a circoscrivere gli episodi, a individuare i responsabili, a fare un'opera di prevenzione e alla fine anche a impedire che questi fatti proseguissero. Ecco, diciamo che però al di là in sé dell'azione di polizia locale, in questo caso anche polizia giudiziaria in qualche modo effettuata, rimane il problema del disagio degli adolescenti. Peraltro anche l'altro giorno ci sono stati fatti analoghi davanti all'ingresso dell'Istituto Superiore Don Milani di Montichiari e che rimarcano un po' questa caratteristica, un po' che è una caratteristica tipica del nostro tempo, questa noia, questa mancanza di valori, questa mancanza di piattaforma di valori a cui riferirsi da parte dei giovani, questa crisi che porta poi a forme di questo tipo, cioè a fughe in avanti, alla ricerca di paradisi artificiali, al fatto che comunque gli episodi sopra citati ci testimoniano che c'è un'emergenza educativa importante. Adesso si tratta di affrontarla anche nella nostra comunità, anche con altri mezzi, perché partendo dalla collaborazione con le parrocchie, con le associazioni, con le scuole, è chiaro che anche l'amministrazione comunale deve fare la sua parte. Cioè è evidente che in un territorio grande come Montichiari, in una comunità così estesa, che ha anche zone periferiche molto popolate e sono molto importanti all'interno del territorio, occorre veramente creare delle strutture, oppure favorire e potenziare delle strutture che consentano a questi ragazzi di trovare un punto di riferimento, un luogo, un ambiente di socializzazione, di relazioni, che possa strutturare vincoli di solidarietà, che possa costituire loro un luogo dove mettere a frutto le loro competenze di tipo culturale, di tipo artistico, di tipo musicale, cioè un luogo per stare insieme, per condividere anche momenti importanti. Ecco, penso che manchi questo in questo momento a Montichiari. Noi però, al di là delle parole, possiamo dire, per esempio, e l'abbiamo anche detto ieri sera che c'è stato il Consiglio Comunale, che abbiamo intenzione proprio di rinforzare in alcuni luoghi della nostra comunità, cioè non in tutti perché non abbiamo le risorse economiche, però di potenziare questi luoghi di aggregazione, favorendo per esempio la costituzione nella frazione Boschetti dall'anno prossimo di un luogo, di un punto di riferimento per i giovani e per gli abitanti della frazione importante, che non sarà solo deputato alla celebrazione della sagra, ma che vedrà delle strutture anche sportive permanenti in grado di essere un punto di incontro, un luogo di comunità importante per tutti, per tutta la popolazione, ma in particolare per i giovani. Un'iniziativa analoga la faremo anche nella frazione Santa Giustina, Ro e San Bernardino, la Santa Giustina, dove interverremo nello spazio tra la parrocchia e la palestra polifunzionale, recuperando tutta quell'area, rendendola vivibile, rendendola veramente a misura d'uomo, e in questo caso proprio potenziando e migliorando quelle che sono le possibilità, le opportunità relazionali e sociali anche e soprattutto dei giovani. Allora,
Dunque, le leggo un messaggio, poi vorrei fare, visto che lei è anche un professore, quindi i ragazzi li conosce particolarmente bene, un ragionamento però. La polizia locale fa un grande lavoro, ma il fallimento è dell'educazione. Lei difende le insegnanti, ma una ricerca PISA, quella le definisce le peggiori del mondo occidentale, totalmente incapaci di applicare e far comprendere il senso della giustizia, dice Mara. Non è proprio così, non è carina nei confronti della classe insegnante e della scuola italiana questa ricerca, il cui risultato è stato pubblicato un paio d'anni fa, se non mi ricordo, però adesso non è così. Ma no, ma se mi consente una battuta, perché purtroppo il tempo non è che abbiamo non è che abbiamo a disposizione la possibilità di poter sviscerare, certo. Però io penso che oggi nel contesto in cui viviamo siano due gli ambienti educativi essenziali per la crescita positiva dei giovani: in primis la famiglia, che è il contesto educativo primario, e poi la scuola. È vero che ci sono falle sia nel primo ambiente che nel secondo, vuoi perché oggi le famiglie sono diverse, vuoi perché non ci si sposa più, si convive, cioè le famiglie poi sono cambiate anche nella struttura antropologica, c'è solo un figlio, a volte figlio unico, si ha questo figlio sempre molto più tardi, i genitori sono costretti, tra virgolette, ambedue a lavorare per poter come dire, portare avanti, sbarcare il lunario, come si suol dire. E quindi il contesto educativo primario è la famiglia, e poi c'è la scuola, che dovrebbe agire in continuità con la famiglia. Ma però spesso assistiamo un po' a quello che è stato chiamato l'effetto Penelope, cioè quello che fa uno disfa l'altro, nel senso che io penso che la scuola può fare molto sul piano educativo, però è altrettanto evidente che l'assunzione, per esempio, di un sistema di vita responsabile, autonomo, attivo anche nei confronti degli altri, solidale nei confronti degli altri, non è che si acquisisca con l'insegnamento, si acquisisce con gli esempi concreti, certo, vedendo le persone che non solo insegnano questo ma lo agiscono, quindi non è soltanto esclusivamente compito della scuola. Sì, bisogna vedere poi se, certo, in famiglia questi messaggi vengono recepiti e vengono portati avanti in continuità, e poi non c'è soltanto scuola e famiglia, dopo c'è tutto il contesto sociale, perché i nostri ragazzi stanno 4 ore a scuola, non so quante ore stanno in famiglia, ma dopo il resto del, esatto, tempo lo vivono in un contesto oggi che è assolutamente fluido, che è ricchissimo di opportunità, ma nello stesso tempo anche pienissimo di pericoli e di minacce, soprattutto sul web, perché oggi le minacce vere sono in questo ambito. Certo, le posso fare adesso però un ragionamento. Dunque, tra l'altro, una esperta recentemente, proprio la settimana scorsa, non mi ricordo chi fosse, ha detto il grosso problema della nostra società, tra l'altro un'esperta donna, sottolineo che è una donna che l'ha detto, è il fatto che nei decenni abbiamo fatto crollare la figura dell'uomo, proprio, quindi una volta il no del padre era no, adesso no del padre, magari separato, magari, quindi non sto ad ascoltarlo, perché ecco, ti stai addentrando su un terreno molto occidentato, però purtroppo è un terreno occidentato. Sindaco, per esempio, lei ha detto noia, però mi perdoni se faccio una mini polemica su questa noia, ma noia su che cosa? Perché per esempio Montichiari è vicino al lago, vicino a Brescia. Quindi i ragazzi di Montichiari hanno a disposizione Si tratta di opportunità materiali, non è una noia perché mancano le, anzi forse è una noia perché ci sono troppe opportunità materiali, forse questo. E la noia è dovuta al fatto che questi ragazzi, questi adolescenti, per carità, non semplifichiamo, perché credo che comunque siano per fortuna ancora una minoranza, però il fatto è che non hanno una piattaforma di valori a cui ispirarsi per riempire le giornate in maniera positiva, cioè il valore della solidarietà, del rapportarsi agli altri, dell'aiutare gli altri, di fare qualcosa di buono per il proprio paese, per la propria comunità. E qualcosa di buono vuol dire comportarsi anche con senso civico, per esempio rispettando le strade, rispettando i parchi, i giardini, rispettando anche le persone, aiutando gli anziani, ecco. C'è questa piattaforma valoriale che oggi non è più vista come un punto di riferimento, non è sentita, e questo allora che cosa provoca? Provoca in questi ragazzi, nel tempo libero che hanno, come dire, il pensiero di poter percorrere delle strade che danno un'illusoria felicità, oppure che possono darti quella, diciamo, quella gioia effimera
di fare dei percorsi trasgressivi, di fare quelle bravate che comunque li mettano in evidenza, certo. li rendono protagonisti. Però guarda che ci stiamo addentrando veramente su un terreno. Sì. Io credo che dovremmo forse passare una mattinata per sviscerare tutti questi aspetti, però quello che è successo a Montichiari, per essere anche concreti, credo che sia la punta di un iceberg di una situazione di grande disagio dei giovani, che ci interpella anche noi come istituzioni, ma ci interpella nel senso di dire dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualche cosa, non possiamo girarci dall'altra parte, non possiamo colpevolizzare solo questi ragazzi o le loro famiglie o la scuola. Comunque, secondo me anche la comunità deve farsene carico. Ci sono poi due cose. Beh, quello che dice lei, l'eccesso di offerta, si studia in psicologia. Facciamo un esempio: quando eravamo bambini andavamo al bar e c'erano due caramelle, c'erano quelle dure di una nota marca e quelle morbide di un'altra nota marca, e tu sapevi quali prendere. Adesso vai al bar, trovi 300 caramelle, guardi e va a finire che non le prendi, perché c'è un eccesso di offerta proprio. Materiale, perché sul piano materiale nessuno muore più di fame, e anzi sul piano materiale tutti hanno il superfluo. È l'aspetto spirituale, l'aspetto interiore che manca oggi, cioè che costituisce un vuoto talvolta veramente molto grande per questi nostri adolescenti, per questi nostri giovani, ma non solo, anche per le persone mature, perché guarda che l'inquietudine e l'ansia questo malessere generale un po' riguarda un po' tutti, forse anche perché siamo figli anche di un tempo che purtroppo è il tempo dell'incertezza, è il tempo della scarsa fiducia nel futuro, è il tempo della complessità. E poi c'è l'esempio, anche perché andando da Montichiari alla vicina Desenzano hanno appena scoperto una ventina di professionisti, avvocati, cioè ben in vista, che facevano uso di cocaina. Per esempio, si rifornivano da due 24enni, qui anche lì molto giovani, anche lì. Lasciamo stare che fossero di origine albanese, perché erano, cioè, lo spacciatore c'è perché c'è l'acquirente. Certo. Per cui. Comunque noi come amministrazione stiamo cercando di fare qualcosa anche per questi giovani. Insomma, certo, non è molto, perché le risorse sono quelle che sono, però l'orientamento anche per il futuro è proprio quello di interessarsi, ma soprattutto di fare rete con la parrocchia, fare rete con le associazioni, che sono tante per fortuna a Montichiari, per stimolare la sensibilità di tutti e convergere veramente su azioni sinergiche per affrontare in maniera concreta questo problema. Allora, diceva, ogni giorno ce n'è qualcuna, mi può dire cosa c'è di buono a Montichiari? No, credo che ci sono tante cose buone, assolutamente. Infatti io mi ero appuntato drammatizziamo, perché in realtà è dagli anni 70, forse anche prima, che si parla con... No, ma io vorrei tranquillizzare questo radioascoltatore, perché è un concetto che ho espresso anche ieri sera in Consiglio Comunale, cioè ogni giorno ce n'è una, sì. Ce n'è una, perché sui mass media o sui giornali vanno a finire solo le notizie cattive, tra virgolette, nel senso che sono quelle che fanno audience. E tutte le azioni del bene quotidiano che si fanno, tutte le azioni che si possono far risalire ai giusti e a quant'altro, a chi si occupa dell'altro, non fanno audience. Esatto. Però garantisco a questo radioascoltatore che Montichiari è ricchissima, è la città del volontariato, ricchissima di associazioni che veramente dedicano il tempo agli altri, e ci sono tante cose belle che succedono, solo che non hanno il risalto mediatico. Tutti sappiamo che è Vallanzasca, e io potrei citare un certo Don Vittorio, che voi non sapete neanche chi sia, perché non abita nella provincia di Brescia, neanche in quella di Mantova, per esempio, non sapete. Allora, esercito di badanti, no vabbè, questo è un altro discorso, saluto Stefania, questo lo vedremo tra poco. C'è un messaggio col quale possiamo introdurre un argomento che poi svisceremo tra poco. Il messaggio dice: controllo di vicinato, cioè è controllo o farsi gli affari del vicino, così si legittima magari la vicina che ti spia col binocolo. Ecco, parliamo di controllo di vicinato, partecipato, dibattito. Tra l'altro, questo messaggio non è così peregrino come sembra, perché nella sua semplificazione pone un problema reale. Ecco, quello del controllo del vicinato è un'iniziativa che l'amministrazione vuol mettere in campo attraverso delle azioni ben precise, che sono state in qualche modo comunicate la settimana scorsa, quando c'è stata un'assemblea in sala consiliare, la cui legittimazione è stata data anche dalla presenza del prefetto, dalla presenza del signor questore, dalla presenza del comandante provinciale dei carabinieri. È un'iniziativa che
fa riferimento a un'associazione nazionale, che è l'Associazione del Controllo del Vicinato, che attraverso i suoi referenti provinciali contatta le istituzioni per vedere se in determinate realtà è possibile far partire questa sperimentazione, che in poche parole si sostanzia così. In un quartiere, in un rione, per esempio, alcune famiglie si mettono insieme per cercare di affrontare il problema della microcriminalità, che è quella più sentita dalla nostra gente, perché qua non è che parliamo della grande criminalità, quella per esempio della mafia organizzata nell'economia, tanto per dire, ma qua si parla proprio della microcriminalità, che è quella che più interessa le persone, cioè gli scippi, i borseggi, le truffe, gli atti vandalici, eccetera. E queste persone che abitano in una determinata zona, in un determinato quartiere, come dire, si mettono insieme nominando un coordinatore che viene formato poi dall'associazione, perché chi poi assumerà questo compito deve seguire determinati criteri, determinate procedure, e in una determinata zona si individueranno dei comportamenti ritenuti in qualche modo non quotidiani ma sospetti, rispetto per esempio a delle autovetture che magari passano più volte nel corso della giornata lungo la stessa strada, la stessa autovettura, oppure persone che magari per la prima volta compaiono in quell'ambiente, e poi segnalano questi fatti all'autorità, ovviamente alla polizia locale o ai carabinieri, perché poi anche loro sono coinvolti in questo tipo di progetto, ma seguendo, ripeto, criteri e procedure metodologiche ben precise, dopodiché effettivamente intervengono poi se è il caso, oppure se la segnalazione risulta effettivamente diciamo incidente rispetto alla preoccupazione dei cittadini, intervengono e viene sventato il potenziale pericolo. Diciamo che in tutte quelle zone dove si è fatto questo tipo di esperienza ci sono anche i cartelli che vengono posti a cura dell'amministrazione comunale, sono cartelli con un'evidenza molto forte, con un segnale che rappresenta una famiglia che si accompagna alla figura di un vigile urbano, con scritto zona del controllo del vicinato. Dove ci sono questi cartelli, nei paesi che hanno adottato questa sperimentazione i reati sono drasticamente calati. Ma quello che conta non è soltanto, ecco, ma volevo sottolineare questo, che in qualche modo ci riallaccia anche al problema precedente. Non è soltanto il fatto che è un'iniziativa che può renderci più sicuri, è un'iniziativa la cui valenza è stata riscontrata più anche nell'ambito sociale, perché finalmente le persone di un luogo cominciano a confidarsi uno con l'altro, si parlano, perché oggi che cosa succede abitualmente? Che persino nello stesso condominio la persona della porta accanto. La devo fermare, sindaco. Ci torniamo tra pochissimo con Mario Fraccaro, sindaco di Montichieri, ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Grazie. Ora esatta. Sono le 11 e un minuto. Ora esatta, in collaborazione con Mutti Auto a Castiglione delle Stiviere. Con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo in compagnia del sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro. Allora, dunque, stavamo parlando proprio di questo, del controllo di vicinato e anche dell'aspetto sociale. Infatti volevo rimarcare che al di là degli aspetti della sicurezza, la positività di questa iniziativa, di questo progetto, è che, che veramente le persone coinvolte si mettono in rapporto tra di loro positivamente, cioè si creano vincoli sociali forti di solidarietà importanti in questo caso per preservare le loro case da eventuali minacce, ma poi si creano veramente quelle condizioni di dialogo che spesso oggi mancano nei nostri quartieri, nelle nostre zone. Questo diciamo che è l'aspetto più positivo dell'iniziativa, che comunque dopo quell'incontro che è stato fatto in sala consigliare vedrà la prossima settimana un incontro tra i presidenti dei comitati di quartiere con i referenti provinciali del controllo del vicinato per poter cominciare a implementare il percorso che ci porterà a questo tipo di esperienza, magari non in tutti gli 8 quartieri, ma in alcune zone di Montichiari. Altro messaggio, la polizia locale perché non fa educazione nelle scuole, le chiedono? Allora, non è esatto che la polizia locale non faccia educazione nelle scuole, diciamo che devono essere
le scuole, attraverso i referenti per l'educazione civica o l'educazione alla legalità, a fare formale richiesta al comune di poter usufruire della presenza dei nostri vigili della polizia locale per fare educazione civica, quindi educazione stradale. Quindi quando ci sono le richieste, queste vengono sicuramente adempiute. Allora, altro messaggio, sono di Novaglia, alla fine un incidente grosso c'è stato, adesso cosa fate? Beh, questo radioascoltatore o radioascoltatrice hanno perfettamente ragione, nel senso che la gente giustamente dice: ma ci voleva proprio l'incidente, ancora l'ennesimo incidente tragico lì in coincidenza dell'incrocio dei tre aranci per sollecitare le istituzioni a mettere in campo e attuare quella famosa benedetta rotonda e rotatoria dei tre aranci. Ha ragione, noi ci stiamo lavorando già dal 2015 praticamente, stiamo attivando tutte le procedure, abbiamo messo anche i soldi a bilancio, avremmo dovuto già partire nel 2017 per l'implementazione di questa rotatoria, per la quale, ripeto, i soldi sono già ascritti a bilancio, il progetto è già esecutivo, però c'è un iter burocratico che in questo caso si è anche complessificato con ulteriori elementi di criticità che non dipendono dal comune, che stanno rallentando e di molto l'inizio dei lavori. Certo. E quindi credo che noi abbiamo messo tutta la volontà possibile nell'accelerare i tempi, però questi non dipendono da noi. Che si inizi a costruire la rotonda, questa rotatoria, sicuramente nel 2018. Quando la si finisce non posso dirlo, spero prima della fine del nostro mandato, però come dire, non è dipeso da noi questo rallentamento. Allora, cosa poi le chiedono, Anna, cosa dice della scuola elementare di Sant'Antonio? Quest'anno dovevate ristrutturarla per motivi di sicurezza, quando si farà? Sì, allora, benissimo, posso rassicurare questa radioascoltatrice che a giugno di quest'anno, quindi al termine delle lezioni regolari dell'anno scolastico 2017-2018, faremo un piano, ovviamente avvisando le famiglie anche per molto tempo prima, per lo spostamento a settembre degli alunni provvisoriamente presso il centro giovanile di Montichiari, e quindi inizieranno i lavori presumibilmente quasi certamente a giugno. Questa mattina abbiamo aperto le buste, io tra l'altro quando sono venuto via proprio si stava procedendo a questo, sui progetti, sulle offerte per il progetto esecutivo sono arrivate parecchie offerte da parte di ditte nazionali, perché l'importo della gara d'appalto è sui 3 milioni di euro, a carico del comune però sottolineo solo la metà, perché il resto è contributo a fondo perduto da parte della Banca Europea degli investimenti, e quindi siamo addirittura d'arrivo. Ecco, anche qua i tempi si sono prolungati di molto. Ecco, segnalo che prima di giugno, quindi presumibilmente verso aprile-maggio, rifaremo una grande assemblea lì nella zona di Sant'Antonio, Roi e Santa Giustina per illustrare alla popolazione di nuovo le caratteristiche della scuola e come si strutturerà. Poi le strade, secondo me non serve fare le toppe ma serve rifare l'asfalto, dice Roberto. Ma questo lo sappiamo anche noi, tra l'altro abbiamo messo in campo anche ingenti, veramente imponenti risorse per le asfaltature come non si erano mai viste da 10 anni, esatto, a questa parte, quindi credo che non possa lamentarsi Roberto. Luca dice: fare le ciclabili senza prevedere disagi è un po' vedere corto. E poi un altro... Fermati però, perché sì, se devo rispondere. No, cioè non è che l'appalto delle piste ciclabili dipenda dall'amministrazione comunale. C'è stato, cioè voglio dire, i tempi di esecuzione poi di questi appalti. Diciamo che ovviamente questo radioascoltatore si riferisce a pista ciclabile di Vighizzolo, che è partita, il cantiere è partito proprio lunedì, però voglio dire l'aggiudicazione è stata fatta ancora 60 giorni fa e i tempi purtroppo non sono dipesi da noi, se fosse stato per noi saremmo partiti ancora 40 giorni fa, ecco. Poi, disagi in zona Magoncello? Sì, sono gli stessi. Gli stessi. Sì, però contestano i lavori a novembre perché c'è sicuramente pioggia. Ma ecco, per le stesse ragioni che dicevo prima, perché questo appalto è stato aggiudicato ancora 60 giorni fa. Allora dopo, non è che il comune, al di là della moral suasion, non è che abbia
altre armi per far sì che una volta giudicato l'appalto dal giorno dopo si parta, perché poi questo c'è un margine discrezionale anche da parte dell'impresa. Certo. Ecco, diciamo che però il messaggio del radioascoltatore sui disagi è importante, perché evidentemente noi abbiamo cominciato in coincidenza con l'appalto a mettere due semafori, però rispetto a questi due semafori in entrata dalla strada e in uscita. È chiaro che rispetto a questa esperienza in questi giorni vedremo se è la soluzione migliore oppure se è meglio deviare il traffico sull'altra strada, quindi giudicheremo magari tra oggi e domani qual è la strada migliore per diminuire il disagio dei cittadini. Poi Fracaro è l'unico che ha provato a fare un incontro per parlare di vaccini con due voci, ma una di quelle che avrebbe dovuto avere tutte le certezze si è ritirata. Domande però tranquillizzo questo radioascoltatore che comunque una serata sui vaccini la faremo. Adesso c'è stato questo inciampo di una assemblea prevista che sarebbe stata molto partecipata, informativa per i cittadini sui vaccini, a cui però non ha partecipato l'ATS all'ultimo minuto per dei motivi che, voglio dire, possono essere comprensibili per loro un po' meno per noi, però questo non ci demoralizza, nel senso che comunque garantisco a questo radioascoltatore tra dicembre e gennaio rifaremo questo incontro e questa volta ci saranno anche le istituzioni. Marco chiede quante volte lo controllate il centro culturale islamico anche. Sì, periodicamente viene controllato. Poi chiedono se ci sono novità sulla Serini. In questo momento nessuna novità, anzi, l'unica novità qual è nell'ex caserma Serini? Che è stato rifatto l'appalto per l'assegnazione della costruzione della rete fognaria, perché l'appalto che era stato predisposto per il mese di settembre è stato revocato in quanto conteneva, credo, delle imprecisioni, degli errori, quindi è stato rifatto, quindi l'appalto è ancora in fieri, di fatto in soldoni non è ancora stata costruita e attuata la rete fognaria e quindi intanto manca il presupposto fondamentale, dopodiché sul resto ci sentiremo. Io esprimo la mia opinione che ho sempre espresso, secondo me per tutta la durata del nostro mandato non vedremo nessuno a caserma Serini. Allora, siamo in chiusura, le chiedo in un minuto proprio se può ricordarci alcuni eventi che farete a Natale, soprattutto anche chi propone di fare un circo al velodromo addirittura, per cui tipo Monte Carlo. Non è da escludere che un domani nel foyer del velodromo si possa fare. No, allora, no, grazie di questo tempo ulteriore che mi viene concesso, voglio ricordare tra gli eventi natalizi a Montichiari, in particolare la giornata dell'8 di dicembre, venerdì 8 di dicembre, ci saranno i mercatini di Natale, nonostante qualche difficoltà e qualche disagio dovuto al fatto che stiamo ristrutturando le due piazze principali, cioè Piazza Treccani, lato sud e lato nord. Però per quanto riguarda il classico mercatino di Natale verrà effettuato nel centro storico. Ci saranno bancarelle natalizie, artisti di strada, vin brûlé e castagne, dimostrazioni dei norcini lombardi, Joker Music, insomma iniziative di vario tipo che animeranno tutta la giornata. Quindi un ringraziamento alla Proloco in particolare, che sta organizzando in maniera direi professionale come sempre, grazie al suo presidente Enrico Ferrario, questa iniziativa. E auguro che veramente sia molto partecipata e che la gente possa godere anche del nostro centro storico, delle nostre vie, della nostra comunità per questa giornata. Speriamo che ci sia un buon tempo, soprattutto. Assolutamente. Grazie al sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie ai radioascoltatori.